E andiamo a parlare della mia passione. La passione più grande qual è? È la montagna, è la neve. E perché siamo qui? Siamo qui perché, lo stavamo dicendo anche prima, parliamo proprio di sicurezza. Diciamo che le temperature sono di 3-4 gradi sopra la media, quindi bisogna fare estremamente attenzione perché le valanghe possono formarsi all'improvviso, come abbiamo visto è successo proprio in questi giorni. Allora, noi vogliamo comunque essere contenti che sia arrivata questa neve, perché comunque la neve significa andare a riempire anche i bacini idrici, però che cosa accade? Perché si sviluppano le valanghe? Allora, vedete, questo è... Dove sono gli sciatori? Dove sono? Me li sono persi? Qui, questi sono? Eccolo qua. Allora, che cosa accade? Che quando nevica, le temperature sono diverse. Ad esempio, lo strato, adesso abbiamo visto che ha fatto tanto caldo, quindi quando c'è il primo strato di neve, il secondo strato di neve, si dovrebbero fondere, si dovrebbero unire attraverso che cosa? Soprattutto quando c'è il freddo. Con le temperature che cambiano così velocemente, è come se ci fossero due strati che tra di loro non si parlano, quindi scivolano e dobbiamo aspettare. Noi abbiamo voglia però di andare a sciare, c'è tutta questa neve e... Dove stanno? Aspettate, me li sono persi, io da qui non vedo. Dove sono? Qual è? Eccolo qua. Ecco, perdonate, l'avevo perso. Cosa accade? Vedete, questo è lo sciatore. Lo sciatore, quando decide di andare a sciare, nel andare ad attraversare, il peso va a rompere tutta una serie di cristalli di neve e andandoli a rompere si genera questo. Ecco. E quindi che accade? Che tanta quantità di neve va a coprire poi lo sciatore, può andare a coprire anche le stazioni sciistiche che sono a valle, può andare a coprire addirittura anche villaggi. E allora fate attenzione, fortunatamente però quando siamo in pista tutto questo non avviene perché ci sono persone che lavorano lì e quindi bonificano il tutto, bonificano la montagna, lo fanno con gli elicotteri, lo fanno con dei cannoni particolari. Allora a questo punto andiamo proprio con Giordano Verardi, andiamo a Dimaro in Trentino, in Valle di Sole. Buongiorno, ciao Giordano. Buongiorno Massimiliano, come vedi sto cercando di imparare a sciare, fedele all'impegno che ho preso con te. Ma ti manca uno sci, uno solo. Una cosa è sicura, io... perché mi hanno detto che devo imparare prima a stare in equilibrio, quindi ho iniziato a lavorare piano piano qui, però in un family park, un luogo sicuro dove non posso creare danni a nessuno. E a proposito di Family Park, sono qui con Cristian Gasperi, che è il direttore generale di tutto il comprensorio sciistico Marileva Folgarida. Esatto. Allora Cristian, come nasce l'idea di questi Family Park e soprattutto a che cosa servono, oltre che per me, per imparare a sciare? No, l'idea è molto semplice. Sentivo prima della passione della montagna. Noi dobbiamo essere felici, perché andare in montagna bisogna essere felici, bisogna imparare a sciare divertendosi. Quindi come al mare si gioisce, ci sono gli animatori e quant'altro, noi abbiamo voluto realizzare delle aree femmine con tapirulan, innanzitutto per insegnare l'apprendimento dello sci con le maestre di sci, con i maestri, perché così i bambini da piccoli si divertono, giocano, imparano a sciare e gradualmente iniziano ad essere dei sciatori provetti, non come Giordano, magari qualche lezione la faremo anche a lui, ma il concetto è proprio di vivere la vacanza, si va in vacanza per divertirsi, quindi noi abbiamo creato tre aree dentro il nostro comprensorio con animatori, maestri di sci, bambini che arrivano, vanno, partono qua e dopo vanno sullo ski lift, sulle seggiovie e stanno in pista, visto che prima sentivo parlare di valanghe. Io ricordo a tutti, è meglio stare in pista che è tutto sicuro. Massimiliano, poi qui ovviamente abbiamo anche delle maestre di sci a cui facciamo gli auguri. Giorgia, buongiorno. Grazie, tanti auguri, buongiorno. Perché oggi è la festa del... Io non sono abituato a vedere la maestra di sci, vedo sempre il maestro di sci. Hai ragione, difatti anche la definizione è il maestro di sci, però la figura femminile è molto richiesta e molto ricercata dal momento che l'età di inizio per i bambini è sempre prima. Questi tipi di parchi a quanto servono veramente per imparare a sciare? Allora, per i piccolissimi fondamentali, perché si ha un'area sicura all'interno di un campo scuola dove poter sciare in sicurezza.
Per quanto riguarda i più grandi, li utilizziamo per fare dei giochi ausiliari che riguardano la mobilità all'interno del loro livello, quindi li utilizziamo allora, comunque. Giordano, intanto grazie, Gloria se non sbaglio si chiama, giusto? Ciao, salutiamo anche i ragazzi che ci stanno salutando, che giocano, vedi? Giorgia. Allora, ci ha raggiunto Stefano Trinchi della Società Italiana di Medicina di Montagna, grazie per essere qui. Buongiorno. Allora, io partirei proprio da queste immagini, guardate, da questi ragazzi che stanno giocando con un solo sci e la palla, quindi la stabilità, l'equilibrio che devono trovare. Sì, beh, la neve e il freddo, diciamo, sono fantastici per i bambini, un po' perché la magia della neve con la quale cresciamo tutti quanti, ma proprio questi esercizi, affidare i bambini a dei professionisti, stimolano notevolmente la propriocezione, il senso di equilibrio e quindi stimolo a far meglio, a crescere e fare lo sport di buon livello, affidati sempre a professionisti, insomma, ecco. Sì, è un'altra curiosità, ma toccare la neve, stare al freddo, quanto fa bene? Fa bene, nel senso, per i bambini sicuramente toccare, avere stimoli sensitivi maggiori rispetto allo star sempre chiusi in casa può essere molto molto utile, ma il freddo in generale, questo ce lo insegnano i nostri nonni, ha sempre fatto bene, l'uomo ha sempre convissuto nei millenni passati con il freddo, siamo noi che ci stiamo adattando troppo al caldo. Fa bene, per esempio, dormire a temperature basse, fa bene perché aumenta, per esempio, lo sviluppo della melatonina e quindi a riposare meglio, ma fa bene anche al metabolismo dell'organismo. Si è visto che le persone che esposte a temperature più basse, per esempio, hanno una maggiore quantità di grasso bruno nell'organismo, il cosiddetto grasso buono, si dice. Adesso ci sono ancora pochi studi in letteratura scientifica, ma c'è un bello studio di Nature che parla appunto di... hanno analizzato un gruppo di persone particolarmente sportive, proprio perché lo sport, gli sport di montagna, gli sport di tipo aerobico sviluppano la produzione a livello muscolare di un ormone che è l'irisina, che fa diminuire il grasso bianco, quello dove accumuliamo l'energia, a favore del grasso bruno che produce termogenesi e quindi ci permette di bruciare più calorie, quindi ridurre il peso corporeo, aumentare insomma la sensibilità all'insulina, quindi una serie di benefici quasi infiniti. Quindi, insomma. Quindi uscite, intanto però abbassiamo la temperatura all'interno della casa. Sì. L'altra cosa adesso, quindi noi vi stiamo invitando, ci auto-invitiamo proprio a passeggiare adesso, approfittarne proprio della neve che c'è, anche delle basse temperature, grazie subito alla regia, mi leggono il pensiero, cioè a spolare sulla neve, 5 errori da non commettere, ecco questi 5 errori da non fare, quindi non avere l'abbigliamento adeguato alle condizioni meteo, sottovalutare la fatica di camminare sulla neve, fare troppo affidamento sulla segnaletica dell'itinerario, calcoliamo che quella estiva è diversa da quella invernale, non considerare che in inverno il sole tramonta presto, sottovalutare il rischio valanghe. Sì, sono diciamo degli input importanti, innanzitutto perché è vero che il freddo fa bene, ma non dobbiamo arrivare all'ipotermia che può essere estremamente pericolosa per il nostro organismo. Anche affrontare un'escursione, insomma, per affrontare dobbiamo avere una certa preparazione fisica, per cui magari se soffriamo di patologie, problemi cardiaci, prima sarebbe utile fare una visita al medico sportivo. L'abbigliamento, per esempio, è fondamentale, avere l'abbigliamento tecnico traspirante evita di sudare e quindi di avere vestiti bagnati addosso e magari se c'è un po' di vento perdere ancora più calore e quindi invece che avere benefici passare a una fase ipotermica. Noi ci portiamo sempre uno zaino dietro, che cosa dal suo punto di vista, quindi anche proprio da medico della Società Italiana di Medicina di Montagna, cosa dobbiamo assolutamente avere? Allora, oltre diciamo a dei capi tecnici che permettono una buona traspirabilità, una cosa molto utile sarebbe avere le metalline, che sono quelle coperte termiche, una o due, che costano veramente poco, che hanno un lato argentato e un lato dorato, sono dei fogli di plastica, che servono appunto a poter conservare un pochino del proprio calore corporeo nel momento in cui dovessimo avere un incidente, dovessimo per una serie di motivi rimanere fermi in ambiente o se c'è forte vento, e il lato argentato verso il nostro corpo permette quindi di poter risparmiare e contenere il nostro calore. Pesa pochissimo poi, tra l'altro. Grazie, ringraziamo Stefano Trinchi, Società Italiana di Medicina di Montagna. Chiudiamo con Giordano Verardi. Giordano, vengo da te, siamo in chiusura. Dove è andato? Buongiorno, sì Massimiliano, guarda, ti volevo solo far vedere, guarda quanta neve c'è, guarda quanta neve c'è, ce n'è una quantità industriale fino a quando ci porterà avanti per la stagione. Ah, sicuramente Pasqua quest'anno alla grande con tanta neve, andiamo oltre Pasqua fino a metà aprile a Campiglio è aperto. Ci siamo arrivati anche però ad oggi grazie ai cannoni sparaneve, vero? Certo, grazie all'innevamento programmato noi diciamo abbiamo dei bacini in quota che sono molto importanti per trattenere l'acqua, li abbiamo creati con processi anche circolari, l'acqua viene trattenuta, la prendiamo in prestito
generiamo la neve con acqua, aria e freddo e dopodiché in primavera la riprendiamo perché torna nel bacino. Quindi tutto green, Massimiliano. Eh sì, e ritorneremo proprio su questo argomento, proprio di utilizzare proprio in questo caso anche l'acqua e la pioggia che c'è stata, è stata sprecata oppure no, lo scopriremo. Grazie Giordano, saluto il tuo ospite Christian Gasperi.